La vitamina C, anche detta acido ascorbico, fa parte delle vitamine idrosolubili, vale a dire che si assumono regolarmente con un'alimentazione sana ed equilibrata, ma non si accumulano nell'organismo. Il fabbisogno quotidiano di vitamina C è valutato in 90 mg per gli uomini e 70 mg per le donne. In caso di gravidanza è consigliabile valutare con il proprio medico curante l'aumento dell'assunzione della vitamina C. La vitamina C interviene nel mantenimento e nella riparazione dei tessuti corporei, ha funzione antiossidante e immunitaria. La vitamina C inoltre favorisce l'assorbimento del ferro ed è fondamentale allo scopo di neutralizzare i radicali liberi. È fondamentale anche per il corretto funzionamento del sistema nervoso e per il metabolismo energetico. È la vitamina maggiormente sottoposta ad essere resa integratore alimentare per la sua funzione antiossidante e immunitaria. L'assorbimento della vitamina C si compie nell'intestino tenue per la sua idrosolubilità. La vitamina C, o acido ascorbico, partecipa a molte reazioni metaboliche e alla biosintesi di aminoacidi, ormoni e collagene. La vitamina C è contenuta soprattutto negli alimenti freschi, in alcuni tipi di frutta e verdura come le arance, le fragole, i mandarini, i kiwi, i limoni, gli spinaci, i broccoli, i pomodori e i peperoni. Per preservare la vitamina C è importante consumare alimenti che abbiano non più di 3 a 4 giorni e crudi o poco cotti. La carenza di vitamina C può determinare lo scorbuto, che provoca deperimento generale, possibili emorragie e ritardi nella guarigione delle ferite e dolori muscolari. Dosi eccessive di vitamina C possono determinare disagi gastrointestinali, mal di testa, problemi ai reni, disturbi del sonno, arrossamento della pelle. Stai cercando un dottore specializzato più vicino a te? Cerca sul sito www.doctorbox.it oppure su www.socialdoctor.it oppure su www.studiopronto24.it. Questa è un'idea di Uma Innovation. Sei un dottore? Partecipa, iscriviti! Se questo video lo hai trovato interessante, presto faremo altri video. Iscriviti a questo canale e condividi. Questa è un'idea di Uma Innovation.